Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Buonasera. What can I do for you, Professor? Hi Olga, I was wondering. Allora, oggi andiamo avanti con controllo perfetto. Grazie a Olga. Buonasera, Fantastic! I'm ready to learn. Oh, but we can't Sans, just. buonasera. No jokes while we're training, or I'll smack you upside the head. Got it? Oggi lo finiamo, Chernobylite, eh? Poco ma sicuro. Welcome to your second lesson, Igor. Now I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, Ok, go! facciamo il Rambo allora. I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards! Va bene. Maledette lattine. Mie nemiche giurate. Chance against your enemies. Well done, Igor. Capito? È così che ci si allena. Le lattine, nostre nemiche giurate, avranno paura di noi adesso. Nice. Prima di andare avanti, vediamo giusto se ci sono altri compagni che ci dicono qualcosa di nuovo. What's the matter, Mousy? Oppure no. Niente. Tarakan non ha nulla da dire. Olga abbiamo già visto che non ha nulla da dire. Vediamo Mikhail là in alto. The fuck you want? Anche un po' meno. Sashko? How are things, Professor? E rimarrebbe solo Olivier che è là. Buonasera, What's going on, Igor? beh, buonasera, ben trovato anche a te. Ok, allora, l'ultima volta, ragazzi, ci siamo lasciati che ho controllato tutti gli indizi per avviare l'indagine che ci ha fatto scoprire chi è lo Stalker Oscuro. Stavolta mi sono prodigato per trovare l'ultimo indizio che ci mancava per completare un'altra indagine, e cioè la donna dall'abito rosso. Infatti la simulazione è pronta. Quindi io direi che... Com'è che si faceva qua? No. Ariadna, my life's work. Still a prototype, but it will recreate any event from Ah, the da qui, past ok. if you feed it the right data. Glad I didn't let those Brits destroy it. It will help me find Allora. T'Challa, just like in the myth of Theseus. Ariadna's thread will lead me to the truth, hopefully. Va bene, Igor, siamo sicuri. La donna dall'abito rosso. Avviamo la simulazione. E dopodiché, la mattina seguente, torneremo nella zona ad andare a parlare col sergente. Come si chiamava? Semonov. Il tizio che abbiamo catturato e che abbiamo interrogato la scorsa live.
Ma che è sta roba? Cernobilite ovunque. You're absolutely sure about that, Professor Semenov? It's the only logical explanation. How else would Amalieva's gamma brainwaves be able to interact with Chernobylite if it wasn't at least partially sentient? And what about the gate? Some advanced form of telekinesis. Vabbè, abbiamo capito che hanno sperimentato su Tatiana. Ma fino a che punto? Per quale motivo lei è connessa alla Cernobilite? That's not a sufficient explanation, not by a long shot. But if what you're saying is true, that would mean that the wormholes are... No, that is impossible. Why impossible? Think about it. Just because we've never seen an organism powerful enough to create, withstand, or even direct the exotic energy found near black holes, doesn't mean it doesn't exist. Se lo dice lei. No, sono laggiù, li vedo. So these fractal tunnels, they're also organic. So we're what? Traveling through the veins of a giant multidimensional Moby Dick? Right now, thanks to his trials, only the Black Stalker is. And if you like to play with metaphors, I would say more like a giant multidimensional squid. And that would make the shadows, what? Some kind of external white blood cells? Ok. Salve, buonasera, tutto bene? È qui la festa? I quite like that theory. They are here to nourish the main host and protect it from intruders and diseases. Us? Most of us, yes. Shadows emerged through the unstable gate, so you don't think it was retaliation or an invasion? No. I would rather call it the reaction of an organism that was attacked by something foreign. Stasera andiamo avanti con Neo? Sì, dai. Direi di sì. Direi di sì. By foreign you mean our test subjects. So shadows are some sort of antibodies. Exciting, isn't it? And Amalieva is like the correct protein, the conduit. She can communicate with the beast, but the beast can also speak through her. I've seen what happened to subjects who were exposed to Chernobylite. Getting some FaceTime with this must be unsettling. Sono forse impegnato. Non facci il Jack. Vabbè, non ti preoccupare, beh, se non puoi, non fa niente. Andiamo avanti noi due. No, 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 vabbè, fai con calma, Davide, fai con calma, tanto noi ci terremo impegnati nel frattempo. Our names will go down in the history books next to Newton. Non ti preoccupare, non ti mettere fretta. Of course, Professor Semenov. This is all worth it. So Chernobylite is some kind of sentient multidimensional organism. And Tanya can communicate with it. This is... I can't even wrap my head around this. Riportiamo in auge la coppia che ha conquistato l'inferno verde. Va bene. Ma perché la... Avvia lo scorrimento della chat, per favore. Ecco. Se scarico Final Fantasy VII Remake, ho sempre il problema che il DLC non si può giocare su PS5.
Credo che ogni titolo Play 4 in realtà si possa riscaricare nella versione Play 5. Ora non so se deve essere per forza una sorta di compatibilità preesistente oppure tutti si possono fare. Il DLC di Yuffie non esiste su PS4. Ah. GG. It's been so long, Lo love. Why can't I hear you anymore? Stalker! Since you gave birth to the boy and fell into a coma, you used to visit me in my dreams. I miss our conversations. I miss you, Tanya. Sometimes, I think I lost my way in all this. Lost myself. Ha visto che oggi è uscito La Foresta 2? Sì, e mi piacerebbe un sacco provarlo, però. Meh, tempo al tempo. Tempo al tempo e lo proverò. Così come mi piacerebbe prendere Monster Hunter, però. Sapete bene che in questo momento, se mi prendo qualcosa, non posso portarla avanti, quindi non ne vale la pena. We both made so many sacrifices, and now I'm not even sure what awaits us at the end of Ma è this road. lei? But this is our only chance to be together. You cannot lose hope now. Please, just let Semenov have what he wants. Give it to him, and then we can have each other. Poor bastard. It seems his delusion keeps him going. But I need to focus. I have to find out what Tanya is supposed to give to Semenov. Sì, è lei. Sembra tipo ibernata. Quindi effettivamente Tatiana è ancora viva. Se di viva si può parlare. E sarà nel sarcofago, sicuramente. Oh, ufficio lussuoso, QG del Nar. It's fascinating, Professor Semenov, really. But I'm here to discuss business, not scientific curiosities. Our investors need to see a return on their investment. You don't need to worry about that. It can be monetized in ways they can't even imagine. But that's just the thing. These people don't like surprises. They want to know precisely what to expect. New types of weapons, medicine, a new means of transportation? All of that, and more. You can tell your precious investors that the millions they're pouring into our project will come back to them as billions. And what about the Duga radar? It's been drawing all kinds of unnecessary attention over the years. These dark tourists and those damn stalkers. It has served its purpose. You can scrap it and make razors for all I care. We've got Amelieva now. She's the ultimate conduit. Ok, quindi Semonov vuole Tatiana perché è il tramite perfetto per la Cenobilite. Serve per quello, per comunicare con essa. E come ha intenzione di utilizzarla? Come? What we have in the works right now, it will transform the NAR into the biggest conglomerate in the world. It's going to be a $1 trillion business. We will use Amelieva to stabilize the gate to another world, the Chernobylites' world. And once we are able to travel there, this will be a revolution unlike anything humanity has ever witnessed. Vale, IPG annunciati di Genshin. Ah. Sarebbero. Vabbè che tanto io proverò comunque sia a oltranza, You could call probabilmente. it an ontological shock. Ontolo what? Never mind. Okay, as long as you find a safe way of putting a dollar sign on it, you've got the permission of the board. But, you know, just keep your feet on the ground, okay, Professor? We're here to make money, not destroy the world or cause shocks of any kind. I've got it all under control. Everything is in place, and our patient zero is ready. Dear God, so that's what Semenov needs Tanya for? Stabilizing a wormhole?
gate to the origin of Chernobylite. I need to get to the power plant and find her fast before he can carry out this insane plan. Who knows what can happen to her or to the world? I've got to make a plan and move fast. Più che altro, Semenov, noi alla fine l'abbiamo ucciso. Abbiamo deciso di ucciderlo. Quindi ci sarà qualcuno che porterà avanti il piano al posto di Semenov? Per Vale hanno ufficializzato sia Beichu. Chi è? Che cave. Ok. Ok. Mannaggia. Mannaggia tutto. Sì, intendo la PS5. A trovarla, cioè. Non mi sono mai informato davvero, ma credo che tuttora ci sia ancora questa sorta di embargo, che non se ne trovano, che comunque, voglio dire, anche la spinta verso la next gen è molto frenata dal fatto che la domanda c'è, ma il prodotto non c'è, e comunque quei pochi che ci sono costano. Adesso si trovano? Ok, ma a quanto ciascuna? Tipo 800 euro? Stiamo lì? E là, quanta exp? So many exp. La donna dall'abito rosso. Il problema è come la trovi. Ah. Insomma, è un altro grande problema, a quanto pare. Appena ho le basi per comprarla, la prendo. No, va bene. Il mio joystick ogni tanto fa un po' di... Devo maltrattarlo un po'. Ti devo mettere in riga! Ok, dovremmo esserci. Allora. L'amara verità. Foresta rossa. Gli altri li mandiamo man mano. Vabbè, dai, direi che possiamo cominciarla sta missione. L'amara verità. Amazon ha la PS5 più God of War Ragnarok a 620 euro. Head of NAR Security. Pensavo peggio. I know his kind. They say they want a happy, quiet life, but they are addicted to war and suffering. I feel you still don't know exactly who you can trust. I know you like ample time to think things through, but you need to start making hard choices, even if you don't have all the details. Lo vedremo, lo vedremo. Beizu è il tipo col serpente della farmacia. Ah, è vero, mo. Ma quello, cioè, da storia, tra molte file di virgolette, l'abbiamo visto una vita fa, solo adesso l'hanno ufficializzato. Cave l'amico di Alsic, lui me lo ricordavo, però. Non impazzisco per nessuno dei due, onestamente. Più per il secondo che per il primo. Cioè, nel senso che mi attira di più, però mi sto riempiendo di personaggi d'Ender adesso. Quindi, boh. Anyway. For the record, going to this meeting is dangerous. Going alone is downright stupid. Watch out for any sign of an ambush, okay? I will. Va bene, Olivier. Cioè, volevo dire mamma. Vediamo un attimo la mappa che ci dice. Semplicemente l'amara verità è lì in fondo. Ok. Oh. Quantità di radiazioni preoccupante.
cazzo di parte? Merda. Ma che cazzo di parte me ne devo andare per non beccarmi un... una scarica di radiazioni? Forse devo correre e basta. Vado. Ok. This must be the place. Keep your eyes peeled. Va bene. Vedo qualcuno là. Vedo qualcuno. Ma non è che prima devo andare da qualche altra parte, no? Non c'è niente. Però aspetta. Prima di andare da lui, voglio vedere un attimo questa zona. Ah, merda. Sempre radiazioni che non si capisce. Anche perché in realtà credo che in questa missione non troveremo nessun nemico, niente di niente. Perché in teoria Kozlov ci ha dato appuntamento in una zona sgombra. Quindi se troviamo qualcosa dovrebbero essere mostri, non uomini. I'm at the helicopter. Kozlov wasn't lying about that, at least. So you think you can trust him now? You can still back out, you know. Come back and we'll hunt this bastard down together. No. Non l'avevo notata. Nice. Cosa usa? Oh, che cos'è? Il motore. Cos'è? Perché non era segnato neanche sulla mappa? Well, this is getting interesting. I'm losing you. Igor? Olivier, can you hear me? Mi sa di no. The concrete must be blocking the signal. Surveillance equipment. Can't be Soviet. It looks cutting edge. C'è qualcosa che mi può interessare? Oh, messages. Trascrizione delle telecamere di sorveglianza. Chi parla? La vera domanda è chi sei tu? Cosa? Sto scherzando, Topolino. È solo uno scherzo. Lo so dove ti trovi, so anche chi stai cercando, sai? Per ora ti dovrei far bastare questo. Ascolto, qualcosa da mostrarti, qualcosa di importante, ma dobbiamo incontrarci di persona. Non posso spiegarti alla voce, devi vederla con i tuoi occhi. Non so chi sei, ma non mi avventuro alla cieca in una trappola. Alla cieca, santo cielo, no, al contrario, è importante che tu veda. Incontriamoci al centro di comando del Radar Duga. Lo conosci, vero? Il Radar Duga? Chi accidenti sei? Questa è la conversazione che abbiamo avuto con Tarakan. Se... Infatti K e T dovrebbe stare per Kimnyak, ovvero il cognome di Igor, e Tarakan. Trascrizione della telecamera, sessione 8.8. K, sì, pronto, chi parla? Igor, sono io, Mikhail, non ci siamo mai incontrati di persona, ma sono quello che ha affittato il magazzino a Olivier. Oh. Ah. Quindi ci sono la conversazione avuta tramite radio con Tarakan e Mikhail.
everything here. My exact words, my plans. But how? Is the place bugged? Sembra interessante. C'è una talpa fra di noi? Olivier, Olivier, come in. Where did you go? I thought I lost you for a second there, buddy. I found a bunch of surveillance hardware in the bunker. It must be an old Soviet facility. I wouldn't worry about it. That's not all. I also found intel about me and our mission. Someone is listening to everything we say in the warehouse. Are you certain? Maybe it's just old intel the KGB gathered on you. No, no way. The equipment looks brand new and, goddammit, Olivier, someone's been tracking our every step. We need to talk. I'll come back soon. Chi è? Chi è la talpa tra di loro? Chi è? Parliamo, Kozlov. Anzi, fammi raccogliere prima queste sostanze chimiche. E adesso parliamo. You've seen it. I can see it in your eyes. What do you think? That's what I should be asking you. Are you spying on us? My dear professor, you have a brilliant mind for science. But reading people is not your strong suit. No, I'm not spying on you. That is the hidey hole of a rogue operative. To be honest, I only recently discovered it. I'm not sure who he's working for, but I do know who he is. Yes, General? A military man with connections to a foreign agency. Canadian, perhaps? Chiedi perché l'ha fatto. Perché mi ha mostrato questo posto. Why did you show me this? Not out of sympathy for my cause, I assume. You assume correct. I have my own reasons. Helping you in this case serves my own interests. I don't know exactly why you're here, Kaminyuk. I'm not entirely sure you know either. You think you know. You have a hunch. Let's say a feeling that you're chasing. You may find it hard to believe, but we're not so different, you and I. We both lost someone. Someone important to us. Someone close. Now we're trying to get that person back. We're all just pieces on a giant chessboard, at the mercy of powerful forces. But much remains unclear, and even a lowly pawn may turn out to be a queen. Un umile non va apostrofato, comunque. Voglio che venga scritto sul mio epitaffio. Un umile non è un apostrofo umile, generale Kozlov di merda. Comunque. Chiedi a Kozlov di Olivier. Forse mi sto fidando della persona sbagliata. Per chi lavora Olivier? Enough riddles. You think he's a Canadian? Your best buddy Olivier has been with you the entire time. He's the only person with access to you 24/7. Prendo nota. Bravo, Xan. Set your emotions aside and you'll see it's the only logical answer. He's working for someone. NAR, maybe. If that's the case, he reports to someone higher in the chain of command even than me. But the whole operation is off the books. So there's definitely something unusual here. Otherwise, I would be the one to handle it. Cioè, si sta esponendo veramente tanto, Kozlov. Trai una conclusione. Credo a Kozlov oppure no? Allora, che facciamo? Sfidalo. È una bugia. Kozlov sta cercando di farmi il lavaggio del cervello. Devo tenere a mente chi sono i miei veri amici. Oppure, digli che ti fidi. Indipendentemente che Olivier mi abbia tradito oppure no, devo capire che cos'è che Kozlov vuole da me. Allora, in realtà Olivier è stato un po' elusivo, specie adesso. Aveva detto, no, ma non andare dentro al bunker, no, ma saranno cose vecchie del KGB, ma non fidati, non andare da solo, è una trappola. Quindi, mettendo i pezzi del puzzle insieme uno dopo l'altro, effettivamente è un po' sospetto Olivier, specialmente da come si è comportato nelle ultime battute. Diciamo che ci fidiamo, vediamo dove va a parare. Le mie stesse parole, Igor. Treat this information about Olivier as an olive branch of sorts.
you think I enjoy playing the evil Colonel Kurtz in this jungle? No, I do not. I came here believing this would be the last assignment of my career. That working in the private sector would allow me to retire someplace nice with my nephew, Diyeb. I'm his only remaining kin. My brother, his father, died in Chechnya. Instead, I've become entangled in a questionable business run by greedy corporate rats and their shady scientist stooges with a god complex. When they sensed I was unhappy, that I might leave, they took Diyeb. Hid him from me as part of a mysterious safety protocol. In reality, he's a hostage. Am I supposed to feel sorry? Ma noi, aspetta, non è lo stesso bambino che abbiamo salvato? I've done things I'm not proud of. But Glieb, he could grow up to be a decent man. Help me find him, and I will help you find what you're looking for. Who you're looking for. This can't be a coincidence. There was a little kid, about 10 years old. What? You better tell me what you know, or this conversation won't continue in such a polite manner. It seems a shred of human decency can be found even in the very nest of evil. Tell the man his nephew is in the village. He's still a servant of the Rat King, but maybe this will soften his black heart. A real hunter doesn't kill cubs. Tell Kozlov he can pick his kiddo up from the village, but I'm still coming after him. Non metterlo al corrente sarebbe davvero un colpo basso. Forse non sono ancora spacciato, quindi dia a Kozlov la verità, oppure mentigli. Non gli dirò nulla. È un nemico dopo tutto e non posso permettermi il lusso di andarci piano con lui. Ma secondo me non abbiamo niente da perdere dicendogli che il bambino l'abbiamo salvato e al villaggio. I don't know if you believe in coincidence, but I know where Glib is. What? If you know something, you'd better... Easy, General. He's okay. I came across him in an old bunker and freed him. He was being kept... I don't need all the details right now. Where is Gleb? I sent him to the Samoshal village. Matvey and his people are taking care of him. Igor, you truly are a ray of light in all this darkness. I'm proud to have you as my sidekick in the war against the Rat King. And proud of myself for making such a wise decision. I hope you're not playing games with me, Kaminyuk. But you don't strike me as the kind of man who would do that. Thank you. Your sense of honor humbles me. It is a rare quality these days. This is where we part ways. I hope we don't run into each other again in less favorable circumstances. It would be better if you just left the zone, Kozlov. For both our sakes. I wish I could. But it's not that easy. Like I told you before, we're all pieces on the chessboard. I plan to play my part to the best of my abilities. And I know you will too. Best of luck, Professor Kaminyuk. Okay. 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 La decisione giusta. Aha. Nice. Quindi abbiamo preso una decisione giusta di essere... Merda, fammene tornare velocemente a casa che qua. Mi sa che sta arrivando lui. No, aspetta. Il grande irreprensibile stalker oscuro. No? No, credo di no. Anche perché non c'è più un obiettivo, quindi... Let's go home! Però perché mi segna di là? Perché mi segna un obiettivo di là? La mala verità! Quindi in teoria... Ah! In teoria dovevamo andare dopo lì? Merda. Andiamoci subito, velocemente pure. Che se arriva lo stalker oscuro sono cazzi. Forget it, Igor. If Kozlov has something to tell you, why didn't he just say it? What are you saying? It's all an elaborate trap. They're going to stuff you into an old tire and set it ablaze. I've seen it many times before. Not a very attractive prospect, but I have to get to the bottom of this. Olivier sta cercando in tutti i modi. Sì.
Sì, dovevo venire qua dopo. Vabbè, vaffanculo. Abbiamo quello che volevamo. Torniamocene a casa. Quindi, forse dovevo prima parlare con lui. Lui ci diceva vai là, controlla quello che ho scoperto, e poi dovevamo tornare da lui e parlare. Ah. E invece, questo spirito esplorativo incredibile ha fatto sì che... solo che mo è un problema, perché abbiamo capito che Olivier è sospetto. Olivier è amico delle guardie, o in questo caso del NAR, probabilmente. E a noi non ci piacciono gli amici del NAR. Olivier è infame. Per te scopriremo cosa ci sarà. Non si infama la famiglia, Olivier. Dovevo aspettarmelo da uno che si chiama Olivier. No, bugia, non c'ho niente contro la gente che si chiama così. Amico delle guardie, no. I'll get straight to the point, Olivier. Kozlov showed me your hidden spy bunker. Why would you do that? Why did you betray me? Whoa. Please don't tell me you believed a word of what he said. That man's a liar through and through. Every general is. And this one's old school GRU. Well, well, who'd have thought? Our soldier boy is a fucking rat. Just shoot him already. I'm tired of his squeaking. What's this? A rat? I'll bet a buck he's a dead rat now. Non mi bevo tutta questa storia di Kozlov su Olivier. Solo una coincidenza nella migliore delle ipotesi. Credi a Olivier. Non si infama la famiglia, a parte la recettina di Fast and Furious, vale? Evoca il grande Vin Diesel. qua mi sa che prendiamo una decisione fondamentale, però, eh? Oppure dobbiamo credere a Kozlov. Olivier è senza dubbio un traditore. Voglio sapere quali sono i suoi motivi prima di decidermi sul da farsi. Vogliamo essere buoni? Vogliamo capire se Kozlov in realtà ci ha mentito? Forse me ne pentirò? Kozlov made a compelling argument and all the evidence. But no, I don't believe it was you. We've been through too much together. I'm relieved to hear that. Our warehouse must be bugged. I'll get to work scrubbing the place pronto. It does raise some disturbing questions though. If it's NAR, why haven't they kicked in our door and gunned us down? You can never know the minds of people like them. Let's not worry about it for now. Lo so che a Sashko non piacerà, però... deve avere pazienza, amico Sashko. Vabbè, vai alla distribuzione del cibo. Diamo a tutti una razione normale. Questa potrebbe essere una di quelle cose che abbiamo uno stato buono e neutro con tutti. Per quale motivo Tarakan è... è neutro quando era buono fino a un secondo fa? Vabbè, solo Mikhail è in cattivo stato con noi, ma sapete che vi dico di Mikhail? Vi dico che si può attaccare, dove so io. Vabbè, facciamoci allenare da Sashko per il parkour a sto punto. Dov'è? Eccolo. Sashko! How are things, professor? Mi puoi allenare a fare il parkour? Hey, about what I can show you. Parkour! Fantastic.
I'm ready to learn. Parkour. Hey, partner. Welcome to the maze. This is a new trick and you're an old dog, but what the hell? It may even save your ass. You're welcome. Please don't make me regret setting this up for you. It was a major hassle. Anyway, I get to test this training ground on you. Your job is to enter the maze and find the exit as fast as you can. But keep in mind, it will require some stretching. Just follow my lead and try to keep up. Ready? Let's go. Let's go. Ma dove è andato? È scomparso. Don't just stand there. John, drop your hips and bend those knees. Gather momentum. Sì, ce l'ho. Igor, you made a great addition to our gang back in Moscow when I was running for a year at the brick. Anyway, it's good to exercise at your age. It has a rejuvenating effect. You already seem 10 years younger. Vabbè, ok. L'evoluzione di parkour, tanto per capire quanto costa. Puoi correre più velocemente e atterrare senza rischio da qualsiasi altezza. Vediamo. Parkour perfetto, 2 punti, quindi ci sta. Va bene. Sono tutte queste piccole cosette che ti aiutano. This is going to be something special. Just you wait, partner. Can't wait to see you in action. Similar rules. Enter the maze and finish it. And at the very end, you'll find a special treat. Just be prepared for anything. Go! Go make your maze proud. Oh, okay. Sashko, credo di essere un attimo bloccato. No, bugia. Don't think, partner. Jump. I can see you need to work on your foot strike. You still got it. I knew it. Lead with the front foot and follow with the other. Imagine you're doing this for Tatiana. Parkour is not really your cup of tea, huh? Just try not to fall down any stairs, all right? This is not a man's way to die. If you don't overthink it, miracles can happen. Nietzsche wrote, there is more wisdom in your body than in your deepest physiology. Or, philosophy, or something. You know what I mean. You'll always land on your feet like a cat. Viva Bari, grazie Epidragon. Cioè, oddio, non me ne frega niente, però. Ok, grazie. Buonasera. Allora. Nice moves, old timer. You still got it. Grazie, grazie. Vediamo. Ci abbiamo poco spazio, onestamente, nell'inventario. Ma forse è meglio così, anche perché se stiamo andando incontro a una delle missioni finali, penso, credo, non avremo bisogno di tanto spazio per roba che troveremo in giro. Prenderai Sons of the Forest senza dubbio, ma prossimamente, non ho idea quando. Non ho idea quando, anche perché purtroppo tra un po' mi trasferisco, quindi sarà complicato fare live. Se pensi di essere pronto per tornare alla centrale, puoi farlo in qualsiasi momento. La bacheca ti consente di controllare il piano e accanto dove assegni le missioni ogni giorno. Ah, ok. Ah, ho capito. Quindi praticamente adesso non abbiamo nessuna missione particolare in giro per la mappa, ok? E possiamo procedere con questa qua.
Troveremo modi, comandante. Speriamo, beh, speriamo. Vado in Veneto. Vai al colpo. Vedi? Allora, il colpo, nel caso in cui ci fossimo dimenticati, ci facciamo questo piccolo recappone, e cioè... Il colpo, il piano che delinea ogni passo necessario per entrare nella centrale elettrica e salvare Tatiana. Questo è l'obiettivo finale. Devo essere preparato alla perfezione per avere una possibilità di successo. Come mai? Perché ho vinto un concorso. Nice. Quindi, abbiamo membri della squadra riuniti 5 di 5, strumenti acquisiti 5 di 5, indagini condotte 4 di 4. Signori, andiamo per l'ultima missione, ufficialmente. Let's go! Everyone, it's time to hit the power plant. Yes. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know bidello? No, geometra. We have to do this. It's the only way we can find T'Challa and end NAR. Mercy. You're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plan? Yes. I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. T'Challa and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, T'Challa and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against T'Challa, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? NAR wants to create a permanent wormhole to the Chernobylite world and get to its source. Tatiana's abilities are needed to support the space-time bridge. It's hard to know what happens if they succeed. But what they're doing is unbelievably risky. They could unleash something horrific on this world. Credo che questi discorsi siano stati sbloccati perché abbiamo fatto tutte le simulazioni delle scoperte sulla donna in rosso, sulla Chernobilite. You even gave me a bit of a job. Do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Let's go, Sashko. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mercy. Let's go, Tarkin. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Okay. Let's do this. Whatever it takes to protect my people and drive NAR out, I'm on board. You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no! I'm with you, Igor. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise. But we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We have two NAR uniforms, both male. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You should take someone who can keep his cool when things go sideways, as I inevitably do. Trust me on that. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone. Non saprei, Mikhail. Scelgo Olivier. È la scelta più ovvia vista la sua esperienza militare, poiché Sashko mantiene sempre il sangue freddo anche sotto pressione. Mikhail, magari un po' di follia è quello che ci serve. Non credo proprio. All right, we still have one more uniform. Any takers? Ok, Sashko, sicuro. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. A skillful hacker should be able to at least temporarily disable them. I'm your man, Mousy. The great rat catcher has blessed me with a knack for that kind of thing.
electronics, surveillance, computers. There's no one better than me. Wouldn't call myself a black hat, but I know enough. As long as we don't get into serious stuff, I should do fine. Vabbè, diciamo che stanno quasi ti stanno suggerendo anche palesemente chi di loro dovrebbe fare cosa. Perché, per esempio, qua Tarakan skillatissimo nell'hacking, Olga giustamente meno, quindi è ovvio che sceglieremo Tarakan. Però carina anche questa cosa. La sua lunga esperienza in fatto di tecnologia ed elettronica sarà molto utile. Oppure Olga è intelligente e ha buone competenze in base in elettronica. Tarakan. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance. Or at least create a diversion. Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them. My shooting's impaired since I injured my hand. Ma che volete voi due? What's there to consider? I'm your gal, Igor. Ok, che cosa dice? Scegli Olivier. Un cecchino con una mano sola non è l'ideale, ma l'esperienza militare è pur sempre un vantaggio. Sashko è sopravvissuta a diverse sparatorie tra bande, dovrei scegliere lui. Olga, non c'è bisogno di discutere, Olga è la migliore della nostra squadra. E beh. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves. I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Allora, scegli Tarakan, la sua conoscenza della centrale sarà incredibilmente utile. Oppure scegli Mikhail, ha trascorso così tanto a battersi con il NAR che sa esattamente quello che pensa. Ok, conferma le scelte. Let's go, boys. Boys. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty, everything. Good luck, my love. Grazie, Tatiana. Andiamo. Let's go. This is it. Today's the day. Whatever happens. Today's the day. Everything sorted, guys? Can we start our prisoner escort off? I'm ready. Though my hand still hurts like hell. If the uniform doesn't get us in, we have one more ace up our sleeve. Their friend-enemy password. They say, we quell the storm. And we reply, and ride the thunder. Remember it. Before we enter the lion's den, I need to triple check everything is ready. How's my techie? Have you logged into their system? I'm in, Mousy. What do you need me to do? Overload their systems? Bypass security? You ask and I'll do it. But don't be rash. Once we get started, it's only a matter of time before they kick me out again. Spy check. How are my eyes and ears? Eyes are bright and my ears are wide open. I got the plans and codes up and I can hear those boring fuckers chatter like they were sitting in my lap. No worries, Igor. With me on your side, this'll be like walking to the grocery store. Sniper, are you in position? Have you got eyes on? I'm all set, Igor, and I feel good. This is just like my hunting days. I could shoot the fly off your lapel. Okay. Siamo messi bene, insomma. Let's go. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number one.
Taking them out quickly is certainly an option, and with the silencer, I should be able to keep my position. It's your call, Igor. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. Don't forget that you're a prisoner, Igor. Downcast, hopeless. Use this to our advantage. Allora, fai finta di essere un prigioniero. Ordina al tuo cecchino di farli fuori. Trovo un percorso alternativo. Dovremmo ridurre i minimi rischi. Forse c'è una via più facile per entrare? Proviamo. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. That's not easy to find, but because you wisely asked for my help, you'll be on the other side in no time. These assholes won't see a thing. Let's go. Sì, dobbiamo essere più sneaky possibili, almeno per la parte iniziale, credo. Poi man mano, tanto dobbiamo far finta di essere dei prigionieri a un certo punto. Cioè, un'entrata non presidiata? Wow! Complimenti ai tizi. Dove andiamo, ragazzi? Oh! Bella! Effettivamente siamo già dentro. E il sarcofago è di là. Così piccolo, però. Ah, no, è di là, invece. Ok, ok. Con calma. Ci arriviamo. So far so good, but it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. The electronics are the least of your worries. Nobody said anything about this exposed courtyard. You stand out like a signal flare at a funeral, Igor. Be extra careful. Ok. Questi mi pare che li avevamo già incontrati la prima volta. Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. I already found the right database. I'll upload your biometric data and you can walk right through. I can't get a line of sight on all of them. Maybe I should target those fuel tanks on the far side of the gates. That'll keep them distracted long enough for you to slip past. But if we do that, I'll have to fall back from this position. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on Pornhub premium content. Once those gates read my biometrics, my cover will be blown. We need to convince them somehow that we're friendlies. Credo che... E ora che il tecnico che mi sono scelto tiri fuori qualche trucchetto, sovraccarica gli ingressi. Probabilmente è la cosa più saggia. Tarakan. I like your thinking. One moment. Yes. Done and done. Those gates won't be a problem, Mousy. Time to move. With a little luck, they won't notice us. Okay. GG. GG. Eccoci. The entrance should be very close. It's a large metal door. Madonna, cosa sta succedendo? Nothing I can't handle. Remember the charges I prepared for breaching security doors? Powerful but quiet. Like sticking a curling iron into a pound of butter. Or maybe you want to save them for later. Forse sarebbe il caso. Forse sarebbe il caso di usare per dopo gli esplosivi. Non mo. Keep your hand down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Stop yelling. How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn. If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. I can try to remotely unlock the door without tripping the alarm, but no guarantees.
You'll have to move very quickly, Mousy. Well, you put that guy on the platform to sleep, and you can make as much noise as you want. The lock is wired to the alarm system, but Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Non mi importa l'allarme, il tecnico deve aprire la porta. Uccidi il cecchino. Non possiamo correre rischi, dobbiamo eliminare immediatamente quella minaccia. Fondi silenziosamente la serratura. Perché non usiamo le cariche cave? Nessuno se ne accorgerà. Hackera da solo la serratura. Non ne capisco molto, ma vale la pena provare. Uccidi il cecchino, forse è la migliore. All right, Olga. Do it. Bullseye. Sembra semplice. Oh merda. Oh merda. Non è un problema? We made it inside. We're safe, at least for now. These tunnels just about make a beeline to the reactor. From there, the way to the arc should be easy. What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Mousy. The power plant's electrical system is antiquated, falling apart. We should find a way to short-circuit the power. Igor, the water is electrified. Don't touch it. E mo? Percorso alternativo? I have access to the circuit board. Perhaps I can cut power to the nearest corridor. Have you been listening, Mousy? I can turn off the entire sector remotely. No problem. I'll only leave the light on at your location. I can't shoot the switchboard, can I? I would have to go there in person, which would almost certainly compromise my position. I'll be out of the game after that. Credo che Tarakan sia la scelta migliore a prescindere. Togli la corrente. Lascia che il tuo tecnico se ne occupi subito. Tarakan, I like your thinking. Today, the darkness is our friend, Mousy. You're completely now safe. Let's go. Oh, buono comunque, fino ad ora. Non so se sto scegliendo le scelte giuste o che, però non mi sembra stiamo avendo difficoltà. Ragazzi, dove? Oh, forse non devo andare di qua? Dove sono? Qua mi sa che ci serve la maschera antigas. Dov'è? Eccola. Dove sono andati? Perché vuole sapere quando lo saprà? Sì. Fammi sapere, beh. Please. Dove sono i miei compagni? Aiuto? Perché mi hanno lasciato indietro? Perché mi hanno lasciato indietro? Ragazzi... Oh, bastardi! Ah, credo che possiamo togliere le maschere. Hai altre 4 scelte, dopodiché saprà se ha fatto tutto perfettamente. Minchia. As long as we maintain our cover, we should be good. Step very fucking lightly now, Igor. The place is swarming with those cocksuckers. NAR has beefed up security around Ark for some reason. Either they're preparing for something. Ma lo sta andando a pochissimi frame alla volta. Quindi altre 4 scelte, dice Bear. Oh. I'm in the Golden Corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Don't be a fool, Igor. Let me take care of it. If I can take them all down silently, they'll be dead before they know what hit them. We have to convince NAR that we're their contractors. That's our ticket inside. Dì al cecchino di ucciderli tutti. Ci siamo spinti troppo oltre e non possiamo correre rischi.
Prova a ingannare le guardie. Il travestimento potrebbe rivelarsi la nostra migliore opzione. Ci siamo preparati per questo. Sneaky bastard, dai, proviamo a ingannare. Let's try the prisoner escort charade. Just speriamo. Salve. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm? And ride the thunder. Prisoner transport in progress, private. Okay, go ahead. Sembra facile. Guarda quante guardie. Quindi Olga sicuramente, se avesse sparato, avrebbe allertato tutti gli altri che stavano subito dietro. Vabbè. O almeno credo che non avrebbe potuto sparare subito nell'arco di pochi istanti 5 guardie. Oh, qui. We need to get past these scientists. I can help, Igor. You don't need sniper cover at this point anyway. I'll come closer and see if I can stir up some trouble and get the scientists to evacuate. Then I'll clear the area if necessary. The Brainiacs have their own dedicated comms. I could put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great Ratcatcher has smiled upon you today. I can help. They're not soldiers. They won't buy our fairy tale. If we don't come up with something convincing, they'll sound the alarm the moment they see us. Togli la corrente. Tentiamo di passare inosservati come fantasmi invisibili. Scegli il piano della spia. Dovrei chiedere aiuto al mio tecnico. Il mio tecnico. Entriamo. Siamo vicini. Manca poco alla fine di tutto. Tra togliere la corrente e scegliere il piano della spia. Mikhail che ha detto di scegliere, cioè non vorrei che Olga si togliesse da là perché potrebbe essere utile, cioè non sappiamo se effettivamente usciremo poi, quindi potrebbe essere utile averla dentro, ma proviamo questo. Tarakan, I like your thinking. Sounds good, Mercy. It shouldn't take long to hack the comms. Attention, Nemanja, Achtung. The reactor's about to explode! Run for your lives! Ma veramente? What kind of nonsense is this? The reactor cannot ex... Fuck it, Anatoly. A break is a break. What? Ci hanno creduto veramente? Ma serio? Comunque che bordello che è il reattore. Vabbè. Mi è andata discretamente, credo. These old ventilation ducts will take me straight to the Ark. What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. The door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. The main generator is in sight. If I sabotage it, you'll have a few moments before the backup comes online. Wait, Igor! Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Sashko's explosives might come in handy now. Proviamo a... Usa un passaggio alternativo. Sapevo che questa mappa sarebbe stata utile. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Vediamo. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side, and you'll find a nice fat ventilation duct. Climb up in there, and it'll take you straight to the Ark. Ma perché? Ah, ecco. Stavo dicendo, ma perché mi lasciano sempre da solo loro? I miei amici. Cioè, fino ad ora non ci hanno sgamato, eh. Quindi, magari stanno facendo tutto fino alla fine. E poi, complimenti per il passo del giaguaro a chiunque sia. Olivier o Sashko.
Magari alla fine ci sgamano e pensavate di avercela fatta? Cosa comunque probabile. Però fino ad ora giustamente ti devono lasciare il dubbio fino alla fine. E Calavale, te la sei chiamata. No! La prossima è l'ultima, dopodiché vedrà. Dai ragazzi, dai. Oh, merda. È pieno di Cernobilite qua, eh. Are you seeing those creatures? I hope the bars hold. I might be able to open the gate from this panel, but there's a chance I'll release the things in those cages. Oh merda. Do you still have some of my explosives? Would really come in handy about now. So this is the heart of darkness. Just as menacing as I imagined it to be. I will gladly burn it all to the ground. The NAR will track me down afterwards, but I don't care. I have reached my destination. No, 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 no. Importa a me, Tarakan. This place is one big fucking trap and totally off grid. The only way to open it from where you are is to crash the whole system. Unless you have some explosives. The arc is... Ah, meno che tu non abbia degli esplosivi. Luckily, I still have some of Sasko's explosives. I can put them to good use here. Credo che sia il momento di utilizzare gli esplosivi. Non riesco ancora a credere quello che sto facendo, ma qui ci giochiamo il tutto e per tutto. Fatti strada con gli esplosivi. Dai. Che dite? Ce li siamo tenuti fino alla fine. Gli esplosivi. Ma che poi, che esplosivo è? Non ha fatto manco un pi. Niente, zero. Caput. Qui è dove... Dove eravamo l'altra volta? Qui è dove eravamo la prima volta che siamo venuti qua. O sbaglio? You heard the man move. The priority is to protect the lab. Damn. Looks like we'll have to fight our way. What? What? Combattendo? These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. I've got an idea, Igor. I know a way to turn this around. There's still some charges left. I can sneak past the soldiers and detonate the main gasoline tank. Trust me, I'm not in that much of a hurry to die, but I don't see any other choice. Oh no. This sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Attentional unit. What the? This is General Kozlov speaking. All troops stand down and evacuate the building immediately. That is a direct order. Kozlov? He was silent for so long. I thought he was dead. Don't keep the general waiting outside. Attenzione. Hi, Igor. Pyeb says hello. And also goodbye. Kozlov? My nephew told me what you did for him. He asked me to return the favor. I've always had a soft spot for that boy, so... This is your lucky day. Me and Glee are leaving this place for good. We're going to disappear where NAR can't ever find us. I would advise you to do the same, but I know you won't listen. Good luck, Igor. May you find whatever it is you're looking for. Thanks. And good luck to you both. Aha! Aha, non dobbiamo più combattere allora. Grande! Visto, ragazzi? Abbiamo fatto la scelta giusta a mantenerlo in vita e ad aiutare il bambino. Perché effettivamente io ero il nipote di Kozlov. Nice. Nice, nice, nice. E mo? Everyone, wait here and watch the perimeter. I have to do this alone. Let's do this. Tatiana! Tatiana! L'abbiamo trovata! Well, well, professor. I knew she was real. Pretty hot for 60 years old. Damn. Igor, my love. My child. What? It's been so very long. But it's finally you.
It has to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all. Ti chiamato years, a me. And you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together, finally, release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We were a mistake. An abomination. Close the portal. Adesso scopriremo chi è Tatiana. The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatiana, are you still there? Boris, help. Die. Igor. I don't understand. Oh, fuck. Reactor. Chernobylite. Well, what do I do? Fuck, I need to... È un'altra scelta che devo fare. Hi, Igor. No! Olivier, what are you doing? You really need to ask. Did you think I was an idiot right from the beginning? Put the gun down. Whatever it is, we can work it out. You are such an asshole. I've been helping you all this time. I made sacrifices. I lost my best friend just to help you find this dear old lady of yours. Olivier, please. Not once, not fucking once did you offer to help me. It was always about you. Semenov was right after all, every word. Semenov? What's he got to do with... Wait. Yes, I was working for Semenov. He hired me to keep tabs on you. It went pretty well until your black mask buddy went off piste and killed Anton. But Semenov? Why would you work for that lunatic? What could he possibly offer? Oh, I don't know. Maybe a chance to change what cannot be changed. To go back in time and save my squad. But that's crazy. Crazy, sure. Is it any crazier than going for an interdimensional walk in a tunnel through space-time? I'm not saying it's impossible, but... But helping me was never on your agenda, was it? I should have seen it sooner. Besides, you're not the only one experiencing strange... Vabbè, Olivier, torna quando sarai un protagonista. ...dreams where I die. I wake up and I live again. I see our friends being killed because of your screw-ups. Then it's a new day and everything's normal again. It's motherfucking Groundhog Day in hell. What do you have to say to that? I don't know what to tell you. You're right. I just never thought anyone else would see it. I thought it was only me. Sure, sure. Semenov isn't the one with the Messiah complex. You are. But today the Messiah descends from the clouds and helps his companions, right? Like I said, it's not impossible. But this is neither the time nor the place. Not good enough, Igor. I'm serious. I'm serious too. We don't know what's behind that door. Semenov wanted me here for a reason, and it wasn't to destroy Chernobylite. So I promise you, once we see this through, I'll do everything in my power to help. Say it. To save my team. To save your team. Okay. That's good enough for me. I'm glad we understand each other. All right, I'll be back. Keep an eye on Tanya. Sure. I just hope you don't screw things up and get us all killed. Again. I'm tired of this carousel of madness. Ok. Ma era scriptato che Olivier non mi ammazzasse o poteva effettivamente spararmi a un certo punto? Perché tra l'altro Olivier è uno dei pochi, dov'è, che ha stato relazione buono, stranamente. Olivier e Olga ci hanno buono. Tarakan e Sashko neutro e solo Mikhail il cattivo. Poteva ammazzarti? E da che cosa dipendeva? Da questo?
dall'amicizia? Ancora una volta il potere dell'amicizia ci ha salvati? Se non hai buono ti ammazzava. Ma che figata! Adoro questi dettagli. Che effettivamente, se ci pensate, anche dalla scorsa live, alcune piccole scelte, tipo liberare dalla prigione quel tizio del villaggio, portano poi ad altre cose conseguenziali, tipo se lo aiuti a, diciamo, spodestare il capo di quel villaggio, non importa se tu hai liberato il bambino, se lo mandi al villaggio muore. Quindi è tutto un concatenarsi. Probabilmente Olga pure a un certo punto se ne va. Tarakan, se non sappiamo fino a due missioni prima di questa chi è il tizio, lo Stalker Oscuro, se ne va a prescindere. Sono tante piccole cose che, per non essere un titolo AAA, sono veramente, veramente belle. Fanno capire che ci hanno messo cura in questo titolo. Ci hanno messo un sacco di cura. Tatiana però non produce calore corporeo, eh? Olivier, ovviamente sì. Va bene. Dove devo andare, mo? Di qua. Ciao, Olivier, eh? Cioè, mi fa impazzire questa cosa. Che le tue scelte davvero valgono qua. E ti dà la prova concreta, perché tu poi puoi viaggiare nel futuro, nel passato e cambiarlo. Cioè, più nel passato, perché se non sono avvenuti non puoi cambiarli. E puoi vedere concretamente le tue scelte come cambiano il mondo attorno a te. Bellissimo. Oh, chi è? È lo Stalker. È lui. You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Fine, just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Il team dietro ha scoperto che lo stesso di Get Even, e anche quello è pieno di queste cose, anche se più simile a Metro 2033. No, io apprezzo tantissimo. Di un'ovvietà, ogni azione che ho compiuto per Tatiana. Sostieni che è necessario distruggere la Cernobilite, è troppo pericolosa per essere usata dagli esseri umani. Digli che stai solo cercando di sopravvivere, l'importante è sopravvivere, se no come potrò prendere delle decisioni? Ma sai che c'è, l'abbiamo fatto per Tatiana. Isn't that obvious? I want to save Tatiana. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Beh, sì. È tempo di toglierti la maschera, Boris. Confessa di sapere il suo nome. Supponi di essere la stessa persona? Non sono certo che la teoria del paradosso del viaggio nel tempo sia valida anche per le dimensioni multiple, ma spiegherebbe perché non sei riuscito a uccidermi. Digli che non te ne frega un cazzo. Chad Igor. Non lo so e non mi importa, per quanto ne so solo un altro pazzo che si frappone fra me e Tatiana. Supponi di essere la stessa persona? È un bordello, che vuol dire? Proviamo. You're a future version of me, and you keep coming back to stop me from making a mistake. That's partially correct, but not in the way you think. The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is... Who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect what? Me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you,
I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. You are me. T'Challa isn't your fiance. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone, sort of. You got my body, my brain, my skills, and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? T'Challa was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite. So he injected Tanya with the nano-solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying T'Challa's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager and had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that T'Challa knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from T'Challa's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. Cioè, questo è un nuovo livello di io sono tuo padre. Io sono tuo padre e tu sei me. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but it. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see. And I cannot allow it to succeed. Quindi? Someone sent me a photo of T'Challa and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another one. No, ti prego, parliamone. Oh, merda. Non vale, però, sono in tre loro. Non vale, non vale, non vale, non vale, non vale. You're making this too easy, son. Come on, show me the new improved Igor Kimonyok. Oh! I want it to hurt her. Oh. You're not strong enough to save time. Stai zitto. No, vabbè.
Dov'è? Eccolo! Non è vero. Oh! Vabbè. Pure sotto il terreno va! Vabbè, ma quanti siete però? No! No, lasciami stare. Please. Au. Mangia. No. No. Aspetta. Aspettami. Vedo la mamma. Dov'è? 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 Dove, dove sei? Maledetto! This gives me no pleasure, but it has to be done. Meno male. La psiche però sta andando, quindi dovrei pure bere un attimo. Bevo. Bevo per dimenticare. Glu 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 glu. Dai. No. No. No, 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 no. Non può finire così. No. L'adrenalina. Bravissimo, Igor. Che uomo! Che uomo incredibile! Fammi prendere un po' di... Bevo! Bevo per dimenticare! Glu 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 glu. Yes! Aia! Dov'è? No! No! Vabbè! Dov'è? Merda. Cosa c'ho che non va? Un po' di psiche. Va bene, bevo. Alla salute. Quanto sono Chad per bere, pure in occasioni simili. Ah. Sei morto? Dovresti essere morto, amico mio, eh? Dove sei? Eccolo. Oh! Are you ready to die? Ok. Come, scusami? No. No. Gli hai tagliato la maschera. Oh, Olivier! Ti sei anche cambiato. I told you to watch Tanya. How on earth did you get in here? Focus, Igor. Look familiar? Che? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. Cosa? I... What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend.
from one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Maciadissimo! Grandissimo, Olivier! Un best boy, altro che un amico delle guardie. Ci ha salvato il culo. Forse anche qui potevamo morire, eh? Chissà. Ho sprecato un sacco di proiettili nel frattempo. Oh! Oh! Oh. Tatiana? It's over, my son. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. Do it now! Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please, there's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused, Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Questa è tosta. Sono stato un vero egoista. Non posso permettere che Tatiana continui a soffrire. Distruggi il portale. Oppure viaggia attraverso il portale. Sarei disposto a finire all'inferno se dovesse servire a salvare Tatiana. Che facciamo? Io credo che sarebbe il caso di seguire le volontà di Tatiana. Distruggere il portale, eliminare la Cernobilite e perderla. Però almeno evitiamo che si possa ripetere un errore come questo. Che la gente possa cercare di utilizzare la Cernobilite e Tatiana per scopi malvagi. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Oh. Arrivederci, signor Stalker, alla prossima. Ah. Dove posso... Dove? Di qua? Ok. I'm fast as fuck, boy! Fast as fuck, boy! Addio, Tatiana. Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Igor Stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Happy ending. Now they're working together for the good of the sandwich shells, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own history and prevent the ambush that wiped out his team. Igor's example convinced him to abandon his plan and accept his flawed past. That tragedy, after all, made him the man he was. With time, he made his peace and, in the end, was grateful to be part of something bigger than himself. Once the events in the zone were finished, he sought out Anton's fiancée and took care of both her and her daughter. Her daughter? L'hanno scritto suo figlio? Cosa?
In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force, but working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. Il finale alla Divinity, sì sì. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end considered him a true colleague. Il best boy, Mikhail, il best boy. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the finish line. Mm. Mi piacciono queste cose successo dopo, però. After the events in the zone, Sashko decided to go back to Moscow and face the hard truth about his parents' death. Eventually, he would return to Pripyat, which became his second home. Tatakan's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. But Tatakan wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Okay, è andato in pensione. Tatakan's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. Vabbè. When all was said and done, Olga's thoughts went to her mother and the Samoshils. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you, a hole left by the departed. As a troubled teenager in Minsk, she'd never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga decided to continue serving as the huntress and ranger of Pripyat's forests, striking fear into the hearts of anyone who wished harm upon her people. Hmm. Like so many before him, General Kozlov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. It was only thanks to his nephew Galip and Igor that Kozlov found a serendipitous moment that placed his life on a new trajectory. He realized that some victories come at too great a cost. Kozlov left NAR at just the right time and lived out his days in quiet contemplation, somewhere far beyond their nefarious grasp. Ok, ma anche il cattivo di turno ha avuto un finale. Semenov's ambitions and neuroses eventually got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Though not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. In the end, everything he thought he had achieved disintegrated into nothing. Va bene. He died, and NAR dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils,
All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. Beh, devo dire, ragazzi, ciclo incompleto. Comunione. Ah, mi sa che abbiamo platinato Chernobylite. Ok, bello. Quindi, conclusioni su Chernobylite. È stato molto carino, per quanto abbia dei difetti, anche abbastanza palesi qualitativamente parlando, perché, ripeto, non è un titolo sviluppato da una casa da AAA, però fin dall'inizio si vede che c'ha l'atmosfera, e l'atmosfera fa tanto, fa una bella differenza. Quindi, per quanto le mappe non siano tante, per quanto si ripetano, per quanto le missioni siano sempre quelle, per quanto, a parte la storia, c'è poca altra roba secondaria, alla fine della fiera le nostre, quante? Una trentina di ore le avremo fatte, giù di lì, 25-30 ore le avremo fatte, secondo me non è affatto male. Potevano magari creare più differenza tra i tipi di mostri che affronti, visto che alla fine c'hai le ombre più grosse, i ragnetti e i nemici umani, i soldati. Vabbè, e lo Stalker Oscuro che comunque sempre un nemico soldato, eh. Potevamo forse fare di meglio sotto il punto di vista di varietà delle missioni, sicuramente. Però è carino, cioè soprattutto a livello di storia ti lascia volutamente con dei buchi di trama, e anche piuttosto importanti, fino quasi alla fine. Perché comunque c'è sempre il fatto che giocano con i viaggi nel passato per cambiare il futuro, quindi anche il fatto che Olivier alla fine ritorna sparando allo Stalker Oscuro, salvandoci probabilmente, perché ha preso il generatore di portali da un'altra versione di Igor che è morta in un altro multiverso. Cioè, un po' Deus Ex, un po' messa lì, però è figa. Cioè, anche il fatto che, dicevo, tutte le scelte che tu fai abbiano un qualche risvolto, che si può vedere concretamente come va, in che direzione ti porta, è bello. A me piace veramente tanto. E diversi titoli, anche più prestigiosi sotto un certo aspetto, non hanno tutta questa scelta. Nonostante si fregino del fatto che ogni scelta vale, spesso non è così. Cioè, le scelte sono false, o magari ti portano entrambe verso la stessa cosa alla fine, nonostante tu scelga due cose differenti. Così come a volte è fin troppo facile capire una scelta dove ti porta e l'altra dove. Questo invece, Chernobylite, devo dire, è stato bello, è stato molto carino, è stato interessante. Anche il fatto, per esempio, alla fine di credere a Kozlov che Olivier fosse un traditore, magari potevi farlo, quindi potevi anche decidere di cacciarlo, di ucciderlo, vedi tu come fare, quindi rimanevi con un uomo in meno alla fine nella missione finale. Probabilmente non ti trovavi Olivier che ti poteva aiutare alla fine. Cioè, ci sono tanti se e tanti ma che adesso sarei curioso di scoprire, così come sono curioso di capire come finiva il finale. Finiva il finale, vabbè. Se tu decidevi di andare nel portale invece che distruggerlo. Uè, hai finito sto gioco? Yay? Yes. Yes. Buonasera, Corandel. Abbiamo finito Chernobylite. E quindi, mentre stanno scorrendo i titoli di coda, io, come al solito, diciamo,
stavo dando un parere. Che comunque sia, riassumendo, secondo me è molto positivo, specialmente per il fatto che per quello che costa, per quello che io l'ho pagato all'epoca, cioè spicci, specialmente perché essendo non un gioco AAA e spesso in sconto, dà una bella esperienza, un'esperienza che non sarà proprio perfetta al 100%, ma non lo sono neanche altre esperienze, quindi. Bello, l'atmosfera c'è, i personaggi ci sono, sono interessanti. Certo, non sono paragonabili magari alla complessità, a come possono interagire allo stesso livello che ne so di Dragon Age Inquisition, che ancora ad oggi rimane per me in prima posizione sul podio di come bisogna utilizzare dei personaggi nel party per far sì che sembrino vivi. E non NPC messi là che puoi cambiare in qualsiasi momento e non modifica niente. Anche a livello di gameplay spesso. Vabbè, comunque sì. Quindi, interessante, molto interessante Chernobylite. Poi a me l'atmosfera un po' creepy, un po' horror, tutte queste cose che hanno a che fare col disastro di Chernobyl mi hanno sempre preso, per qualche strano motivo. Quindi avere una cosa del genere è stato molto interessante. Stata una bella esperienza. Quindi vi consiglio, se vi piacciono i survival, se vi piace il tema dei viaggi nel tempo o comunque della zona di esclusione di Chernobyl, fateci un pensierino, che secondo me ne vale, ne vale. E quindi niente, sono le 6:30. Allora, è prestino, però io preferirei concludere qua la live di oggi. Non appena vediamo, magari se ci sono dei filmati post crediti, ma non credo, non si sa mai, vediamo. Dicevo, preferirei finire qui la thanks to All World War 3 Team. Va bene. Ah, eccoci qua. Niente, nessuna scena finale. Va bene. Detto questo, che dire? Spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio. E noi ci rivediamo venerdì prossimo per live di non so bene che cosa. Non so bene che cosa, lo deciderò al momento. E domenica, ovvero dopodomani, se non l'avremo ancora finito fino ad allora, ma non penso, andiamo avanti con The Boys, ovvero Bear e Xanx, su Nioh 2. Perché mi sono imposto, cioè diciamo che sarebbe mio desiderio, è meglio così, che prima che me ne vado finisco tutto ciò che ho ancora all'attivo, ancora aperto. Specialmente quello che non dipende esclusivamente da me, quindi vorrei finire Nioh 2, così che loro se vogliono se lo possono disinstallare. E niente, ci aggiorneremo. Buona serata a tutti.